Finalmente eccoci qui al video che tanti mi hanno chiesto e che avevo già preannunciato riguardo alla, diciamo, alla spiegazione di come sono andate le cose, amministrative ovviamente, e di come, di quello che è accaduto negli ultimi tempi, che ha portato a delle situazioni francamente assurde e paradossali nell'ambito politico latronichese. Diciamo che c'è stato un grande rimescolamento del quale parleremo ora. Innanzitutto parto con introdurre il video dicendo che questa qui è una, non vuole essere un video di ripicca. Io non rimpiango e non ho, diciamo, nessuna, non rinnego ciò che ho fatto nell'amministrazione comunale in questi ultimi 10 anni, perché conosco gli atti, perché conosco le procedure e perché conosco quello che ho fatto e l'ho fatto volontariamente. Quindi, non vuole essere un video non sto rinnegando nulla in sostanza. Però è necessario far conoscere ai cittadini, anche ai tanti cittadini che mi hanno chiamato, mi hanno contattato, mi hanno, fermato per strada, far conoscere la verità delle cose, perché in questo momento, in piena campagna elettorale, c'è tanta, tanta gente che, vuoi per disinformazione, vuoi per strumentalizzazione, sta raccontando le cose diversamente da come sono andate. Allora, partiamo dall'inizio. La mia esperienza politica e quella di tanti altri inizia nel 2012. Un gruppo di persone che credeva nel paese, io, Franca, Dario, Nicola, Vincenzo, Maria Pia, Carmine, tantissime persone, si sono fatte avanti, rispetto alla possibilità di candidarsi. E quindi nel 2012, a seguito del fatto che Fausto De Maria sembrava essere uscito dal PD, perché non, lui diceva che non gli facevano fare le primarie, non lo facevano partecipare, abbiamo deciso di chiamarlo e di proporgli un accordo. Ancora ricordo la sera quando andammo a prenderlo a casa, lui venne a casa di Nicola Palmieri in pigiama. Quindi, giusto un dettaglio per dire che ricordo molto bene i particolari. E quindi in quel momento abbiamo creato, diciamo, una lista elettorale, abbiamo vinto, facendo leva sulla voglia di cambiamento del popolo latronichese, sulla stanchezza del popolo latronichese di vedere il vecchio modo di far politica, tant'è che c'è un articolo, un vecchio articolo della Nuova, se non mi sbaglio, dopo la vittoria, che dice vince il rinnovamento nei modi di far politica, perché effettivamente nel 2012, nonostante le tante storture, eravamo riusciti a canalizzare su di noi e ad incarnare il cambiamento, il vento di cambiamento che avevamo, che c'era nel paese. E contro di noi c'era tutto il vecchio entourage, tutto il vecchio sistema che in un qualche modo aveva governato fino a quel momento o che comunque aveva fatto parte di un certo giro. Quindi le elezioni vengono fatte, andiamo avanti, la prima amministrazione scorre abbastanza lineare, tante polemiche, la storia degli LSU. Insomma, tanti problemi, però insomma si è lasciato il segno. Elezioni 2017. Nelle elezioni 2017 diciamo che non iniziano molto bene, perché nel nostro gruppo ci sono diverse anime, intanto nel gruppo del quale facevo parte anche io, e di queste anime qualcuno ha tentato di spezzare quel gruppo, incominciando ad insinuare, incominciando a giocare con le parole, incominciando ad entrare nel meccanismo del devo dividere questo gruppo qui. Tant'è che io vengo a conoscenza di un audio nel quale si parlava di me e di Franca Gesualdi, prima ancora quest'audio è risalente a prima ancora la presentazione delle liste elettorali, quindi eravamo nella fase di creazione della lista. E l'audio è questo. Studiato. Vediamo. Ho scoperto che quella capra di Franca Gesualdi, meno male che non ha trasuto in da cooperativa, che sennò l'avrei strozzata. Dice che è da un mese che va al comune da Castellana, ciu 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 ciu, quindi sanno, come si dice, coinvolti mentalmente a vicenda su questa situazione. È stato tutto studiato. Capite bene che una volta io che sono venuto a conoscenza di questo video, sono andato dal sindaco. Eravamo ancora in fase di creazione della lista elettorale e gli sono andato a dire: guarda, credo che non sia il caso di candidarmi perché ritengo inopportuno candidarmi in questo clima, con questo atteggiamento, quando mi si dicono a me e alle persone che mi sono vicino determinate cose e si insinuano determinate cose, perché è chiaro che questo atteggiamento era un atteggiamento atto a rompere il gruppo,
a spezzare il gruppo e a portarlo dalla propria parte. Vado da lui, mi dice: non ti preoccupare, tu ti devi candidare, me la vedo io. Me la vedo io, la gestisco io questa situazione. Io mi sono fidato, mi sono candidato e il risultato, diciamo, è stato sotto gli occhi di tutti perché sono stato il primo eletto nell'ultima tornata elettorale e questa cosa non è piaciuta perché stesso in alcuni componenti diciamo, dell'entourage attorno alla lista elettorale questa cosa non è affatto piaciuta, tant'è che dopo i risultati elettorali ci furono reazioni anche molto scomposte da parte di chi in quel momento doveva festeggiare, invece non festeggiò. Perché evidentemente c'era l'idea che dovevo essere candidato, ma dovevo essere ridimensionato. Invece, con quei comizi, con il lavoro fatto in 5 anni, accadde l'esatto opposto. Ne uscii fuori esaltato anche dal punto di vista di risultato elettorale. Quindi, diciamo, io ho iniziato questo, siamo andati avanti, nonostante le difficoltà, e ricordo che Fausto, il venerdì, della prima settimana, del 2017, delle elezioni 2017, ci fece un discorso dicendo: ragazzi, questo è il mio ultimo giro, non mi ricandido, quindi possiamo fare tutte le azioni impopolari che non abbiamo potuto fare negli ultimi 5 anni perché io mi posso esporre considerato il fatto che non dovrò più ricandidarmi. Ok, sin dai primi periodi si è subito capito e si capì subito che la lista e che l'amministrazione era sostanzialmente spaccata in due. So che questa cosa qui può sembrare strana, perché dall'esterno potevamo sembrare un'amministrazione coesa, unita, che andava tutta nella stessa direzione. Ciò non è accaduto, ciò non era vero. All'interno dell'amministrazione l'opposizione ce la siamo fatta da soli, in sostanza, perché l'opposizione è stata inesistente dopo i primi 6 mesi. All'interno dell'amministrazione c'era una spaccatura molto grande, molto forte, ed era una spaccatura dettata anche fisiologicamente dal fatto che metà dei componenti erano di Latronico Centro e metà dei componenti erano di Agromonte, della frazione Agromonte. Automaticamente tutto questo creava un equilibrio tale che per una persona come Fausto, non abituata a prendere decisioni, ma abituata ad aspettare le decisioni degli altri, in certo senso adeguandosi a quelle e non esponendosi mai, lo metteva nella posizione di essere l'ago della bilancia molto spesso. E quindi che cosa è accaduto? È uscito fuori il fatto che la nostra lista elettorale del 2017 fu creata esclusivamente con la finalità di vincere, non di amministrare, per vincere. Che è quello che sta accadendo anche ora. Cioè, fai una lista per cercare di ragionare in termini di voti, ma non in termini di ciò che le persone che sono presenti nella lista o i loro rapporti interpersonali possano dare alla comunità nei termini di lavoro, di dedizione, di attenzione al territorio e di capacità di lavorare, diciamo, insieme. Quindi, diciamo, ci fu un caso anche particolare, il nostro accordo, che non fu scritto su Facebook, ma fu scritto all'interno di una riunione, l'accordo era che la persona di Latronico, attenzione, centro, più votata, sarebbe stato il vice sindaco. Toccava a me di diritto automaticamente, visti i risultati elettorali. E però un assessore, Jim Suanno, un giorno mi volle parlare alla presenza di Fausto e mi chiese di voler fare lui il vice sindaco. Io dissi: scusate, ma io non posso venire meno agli accordi presi e questa è la storia. Ragioniamo così. Mi disse che voleva appoggiarmi, voleva diciamo, il ruolo di vice sindaco in cambio del suo supporto a queste elezioni nelle quali io mi sarei dovuto candidare e in cambio del ruolo nel CDA delle Terme, che da accordi presi spettava già a un'altra persona. E questo che, perché racconto questa vicenda, questo episodio? Perché molto semplicemente questo fa capire il modus operandi di Fausto, che pur di far stare insieme le persone, racconta una bugia a uno, una bugia a un altro. E così, come ho detto mille volte, le persone stanno insieme con lo sputo, quindi non sono unite veramente, ma sono unite fittiziamente e in maniera assolutamente precaria. Comunque, in questi 5 anni ci sono state tantissime difficoltà, non tanto dettate dal fatto oggettivamente amministrativo, Covid, non Covid e tutto il resto, dettato dal fatto che era difficile lavorare insieme, perché si è attuata una politica della giacca tirata. In sostanza, il sindaco Fausto era in mezzo, doveva quindi un po' qui e un po' lì, non in un'arte di mediazione come vuole far passare, ma in un'arte di tentare di tenere sempre tutto calmo, senza mai prendere e dire: ok, adesso parliamo, ci mettiamo insieme, ragioniamo e io non faccio da filtro.
Perché il suo problema era quello lì che poteva, se non si fosse messo lui da filtro, aveva paura di andare a casa perché aveva paura che l'amministrazione comunale sarebbe scoppiata. Però facendo questo si sono consentite anche tante storture, anche tante cose poco belle, che attenzione, ho fatto presente già nelle sedi opportune al tempo, tante cose non belle che sicuramente non hanno fatto bene a questo paese, come il fatto che sugli eventi pubblici estivi ogni anno spendevamo 10.000 euro in più rispetto a quelli preventivati, quindi dovevamo fare le corse per poter andare a reperire i fondi per non fare debiti fuori bilancio. Oppure il fatto che più di una volta sono stati firmati anche dei contratti senza che ci fosse l'autorizzazione o l'assenso da parte della giunta, contratti che poi magari non avevano copertura economica, contratti di artisti, e che poi si è dovuto andare dalle terme lucane a chiedere di, per piacere, provvedere a pagare loro la quota necessaria, altrimenti avremmo contratto un debito fuori bilancio. Oppure la questione dei referendum. Noi dovevamo abbattere una casa, un'ex scuola in contrada Procoio, si era deciso così, abbiamo cambiato 5 volte decisione, poi tutto a un tratto arriva una raccolta firme da parte dei cittadini, promulgata, senza averlo mai detto ovviamente, ma le cose si sanno, promulgata da un assessore comunale, che al posto di ragionare all'interno dell'ambito della giunta e quindi di parlare e dire secondo me va meglio così, fuggendo il confronto, non so per quale motivo, ha preferito prendere la strada, come dire, la scorciatoia andando a fare il referendum, una sorta di una raccolta firme. Vabbè, insomma, diciamo tanti tanti problemi che hanno portato poi a questa situazione, ma già lì al tempo, diverse volte avevamo parlato io e Fausto, e l'accordo era chiaramente che a queste elezioni comunali del 2022 lui avrebbe appoggiato la mia candidatura, voluta da tutti palesemente, e avrebbe appoggiato soprattutto garantendo il suo appoggio nella sua frazione di nascita su Agromonte, che inevitabilmente è un luogo che accoglie molto più favorevolmente chi è nato lì rispetto a chi non è nato lì. A maggior ragione, nella mia persona, difficilmente mi avrebbe accorto perché, diciamo, i miei colleghi di giunta, quando facevamo qualcosa, mi utilizzavano come capro espiatorio per dire: eh no, però quello Castellano, cioè più di una volta è stato anche il sindaco, ha utilizzato me come scudo per poter dire: eh, ma quello Castellano non ha voluto, cioè insomma, come se comandassi tutto io. In realtà io non comandavo, in realtà io lavoravo, questa era la differenza sostanziale. Io ero sempre presente e non pensavo ai post su Facebook, o esclusivamente ai post su Facebook, né tantomeno pensavo alla parte politica. Io ho fatto l'errore di credere che il lavoro pagasse e il lavoro valesse per avere una giusta considerazione e un'esatta considerazione da parte dei cittadini. E credo che per molti è stato così, ma per altri no. Quindi arriva il momento delle elezioni regionali nel 2019 e lui già lì ha palesato quello che poi è accaduto ora. Una vicinanza un po' troppo stretta a Pittella, che era il nostro, tra virgolette, nemico politico, perché alle elezioni del 2012, quello che poi diventerà l'assessore Maturo, dormì davanti al seggio elettorale numero 3, oppure seguiva al tempo presidente o assessore regionale Pittella, lo seguiva nelle frazioni per vedere dove andava nelle case, dormì davanti al seggio elettorale numero 3 perché aveva paura che di notte cambiassero i voti, perché al tempo si votava in 2 giorni, domenica e lunedì. Quindi tutto a un tratto c'è un avvicinamento fortissimo da parte del sindaco, che si candidò in una lista satellite rispetto a quella del presidente di Tre Rotola, che era chiaramente una persona messa lì da Pittella, c'è bisogno di dirlo, perché Pittella non poteva. Quindi già da lì c'era qualcosa che non andava. E già ricordo l'essere molto ondivago, perché io ero in macchina con lui quando andavamo a Potenza per questioni amministrative, poi parlava a telefono con vari amministratori regionali e non, lui era indeciso se candidarsi a destra o a sinistra. Io già lì avrei dovuto capire molte cose, diciamo, perché una persona che ha una linea difficilmente sceglie se mangiare carne o pesce, no? Insomma, sa se gli piace la carne o il pesce e grosso modo si tiene lì e su quelle varianti non decide se fare destra o sinistra. Comunque, ok, le elezioni vanno oggettivamente male e lui sa il perché, perché nessuno all'Atronico lo ha votato, perché hanno capito benissimo che era una oggettiva porcata elettorale e soprattutto perché i cittadini l'avevano votato per fare il sindaco e non per fare il consigliere regionale. E quindi poi si passa, diciamo, ai giorni d'oggi, ad oggi. Che cosa è accaduto?
Il 4 febbraio teniamo una riunione di maggioranza, l'ultima tenutasi, perché da quel momento non ce ne sono state più, nella quale su 2 ore, penso che per il 95% del tempo, il sindaco dal nulla mi attacca. Parla male di tutto ciò che facevo, parla male di una strada, perché il casus belli è stata una strada. Il nominativo di una strada, perché io ho realizzato, perché lo devo dire, io ho realizzato un progetto sulla toponomastica comunale, con la partecipazione dei cittadini, il voto e tutto il resto, e quindi abbiamo cambiato il nominativo a oltre 60 strade. Tra queste strade non sono stati scelti, non erano presenti i nominativi di alcuni cittadini. E è arrivata una richiesta, una raccolta firme, stranamente una raccolta firme, a firma del Don Mario Gioia, perché voleva intitolare una strada al dottor D'Angelo. Nulla di male, però le tempistiche e tutto il resto, dopo che si è fatto un grande progetto e si è fatto un grande lavoro, sono sembrate un po' strane. A maggior ragione, considerato il fatto che noi in Consiglio Comunale avevamo approvato un regolamento sulla toponomastica che prevedeva nomi che i nomi assonanti dovevano essere assolutamente evitati, l'articolo 14. Perché andava evitato Gioia? D'Angelo? Perché già nel centro storico c'è una strada che fa D'Angelo. Quindi in sostanza era da evitare. Però su quella cosa lì si è creato un casus belli. Io non ho fatto altro che far notare, come ho sempre fatto, ciò che era una incongruenza e il controsenso al quale potevamo andare incontro, che stesso noi approvavamo il nome di una strada che poi era in contrasto con un regolamento che stesso noi avevamo approvato. Diciamo che quello è stato il casus belli. In sostanza, il sindaco, però, per tornare all'argomento, in quella riunione non ha fatto altro che parlare male di me. Io mi ricordo che mi disse che la videosorveglianza è stata un mio sfizio, quando invece lui l'ha approvato, che io non sbaglio mai, io non capisco che sbaglio, io non lo ascolto e tutto il resto. In sostanza, facendo capire che il rapporto di fiducia era venuto meno. Io, ovviamente, in quella fase ho risposto a tutte le indicazioni e ho anche detto che di non comprendere questo atteggiamento perché uscisse fuori da un momento all'altro. Ok, passa qualche giorno che io ho vissuto molto male e il 22 febbraio ci vediamo di nuovo. Chiedo un incontro nella sua stanza. Ci vediamo. Lui mi palesa chiaramente di non fidarsi più di me. In sostanza io ho chiesto: ma che cosa, Fausto, che sta succedendo? Che cosa sta accadendo? No, io non mi fido più di te. Perché? No, io non mi fido più. Sì, ma perché? Che cosa ho fatto? Cosa ho fatto per non meritare la tua fiducia? Non mi fido. Ok, ho fatto qualcosa? No, non mi fido. Ok. Dopo 10 anni di lavoro ininterrotto, quindi il 22 febbraio si stava palesando ciò che era sotto gli occhi, poi è diventato sotto gli occhi di tutti. Dopo 10 anni di lavoro ininterrotto, passato a lavorare, perché il 90% di ciò che è stato fatto nell'amministrazione comunale è passato anche per le mie mani. O alcune volte esclusivamente per le mie mani. E non è a costo di apparire superbo, a questo punto non mi interessa, a costo di apparire professore, come mi hanno chiamato, non mi interessa. Le cose vanno dette perché si deve sapere, perché io in questo momento sono stato trattato in un certo modo, ma di certo non rinuncio a rivendicare tutte le cose fatte per il paese. E non ho bisogno di fare le liste, perché sarebbe una lista molto lunga, anche perché so che ve le state vendendo voi. Fausto se le sta vendendo, diciamo, le sta mettendo in giro come sue, c'erano anche i post. Ad ogni modo, lui mi disse che io il lavoro fatto, ma me l'aveva fatto fare lui perché mi aveva dato la possibilità di farlo. Attenzione, il meccanismo è un po' diverso, questo gliel'ho detto anche dal vivo. Non è che me l'hai fatto fare tu, io mi sono candidato con te, sono stato eletto con te. Grazie al lavoro che ho fatto io. E non è che mi hai dato tu la possibilità di farlo, tu ne hai anche e soprattutto usufruito. Ed ora, in maniera irriconoscente, mi dai dell'irriconoscente, quando in realtà, molto semplicemente, io ho lavorato e mi sono preso ciò che era mio, cioè anche i crediti rispetto al fatto di aver fatto delle cose. Non è che me le hai fatte fare tu, perché se tu la pensavi così, dovevi dirlo nella fase di candidatura elettorale, di lista, dovevi dire: ragazzi, sono io che decido quello che fate, altrimenti non si fa nulla. Io non mi sarei candidato, perché di certo non ero lì per farmi comandare, io ero lì per far collaborare con te e lavorare per noi, per il comune, per l'amministrazione comunale. Quindi le cose sarebbero andate un po' diversamente. Non sei tu che fai fare le cose. È uscito fuori, diciamo, un aspetto molto più dittatoriale di Fausto rispetto a questa cosa. Ad ogni modo,
Io mi accorgo quindi palesemente che quindi in quella riunione lui ha tagliato i rapporti e mi balza alla testa una cosa, io lo conosco molto bene e io l'ho visto in questi anni prendersi una birra o parlare con persone che il giorno prima l'avevano etichettato come una persona che prendeva le mazzette, un corrotto e mi sono chiesto, ma se con queste persone ha preso una birra e non ha mai voluto chiudere i rapporti perché ha sempre detto è un voto, anche il più stupido vota. Perché con me chiudi i rapporti? Così, dopo 10 anni di lavoro, dopo che ti ho difeso, sono stato lo scudo dell'amministrazione comunale, sono stato il mulo dell'amministrazione comunale, mentre tu magari stavi su Facebook a fare i post, perché anche questo va detto, un po' influencer lo sei stato, per carità, scelte, anche sui selfie, scelte. Però perché dopo 10 anni allora chiudi questo rapporto? Beh, è chiarissimo, ti è stato chiesto di fare così. Perché in quel momento stavi già ragionando sulla possibilità di candidarti, tant'è che ad alcuni l'avevi già detto che ti saresti candidato. E non c'è che per il terzo mandato, nonostante non fosse ancora ufficiale, ma tu in un post hai scritto che l'ufficialità è uscita solo ad inizio aprile. Sì, al Senato, ma alla Camera era uscita già il 25 novembre e tu lo sapevi molto bene, tant'è che te ne sei vantato con gli altri di essere riuscito ad influenzare i lavori di quella commissione per far sì che passasse il terzo mandato. Quindi è chiaro, lì c'era già il vero e proprio inciucio, c'era il vero e proprio accordo elettorale, perché in quei giorni uscì un articolo da parte del PD locale a firma di Vincenzo Matinata, segretario autonominato, a quanto mi dicono, che diceva di essere aperto a chi tanto aveva progettato ma poco aveva realizzato. In sostanza vi stavate mettendo d'accordo e vi è stata chiesta la mia testa e tu hai venduto la mia testa. Ora sto parlando direttamente a te, tanto so che il video lo guarderai e forse risponderai anche nei comizi, io sto aspettando quello. Hai venduto la mia testa. Quanto sono valso? Quanto vale la mia testa e quella del mio gruppo? Mi piacerebbe saperlo. Ad ogni modo, hai trovato un accordo e io ho capito quindi che lì una persona come te, che di solito tiene i rapporti con tutti, con me non li potevi tenere. In quei giorni, qualche giorno prima, il 14 o il 12 febbraio, mi furono lasciati elegantemente, in maniera molto delicata, sulla macchina dei volantini con delle minacce di morte, con scritto: ti hanno mollato, non ti candidare, altrimenti, e c'era la foto di una croce del cimitero. E io gli ho anche detto: Fausto, però questo fa capire molto. Ho detto: ma non hai detto niente, tu che pubblichi tutto, pubblichi anche quando vai in bagno. Tu su Facebook non hai detto nulla, nessuna dichiarazione. Ho fatto il post, non hai messo mi piace né commentato. Perché? No, non mi è piaciuto che il fatto che l'hai reso mediatico, io prendendo per buona questa frase, nonostante tu sei il mago, sei stato il mago del rendere mediatica qualunque cosa, ho detto sì, vabbè, però almeno un messaggio privato, un audio, un messaggino per dire, oh, non ho condiviso il fatto che l'hai pubblicato, però che schifo, che ti sono vicino, solidarietà. Questa cosa qui un sindaco l'avrebbe dovuta fare con tutti. Tutti, anche con il peggior nemico. Eppure non l'hai fatto. Perché? Perché non potevi esporti. Perché altrimenti potevano pensare, qualcuno più su, magari a Lauria, poteva pensare che ancora avevi rapporti con me. Quindi io ero già un uomo morto che camminava. E non lo sapevo, lo stavo capendo. Quindi in maniera molto semplice, a lui, alla mia domanda, perché non mi hai mandato un messaggio privato? Silenzio. Neanche in faccia mi riuscivo a guardarmi, neanche negli occhi. Il tipico atteggiamento di chi sostanzialmente t'ha fottuto. E va bene. Tra l'altro, rispetto a questa nota, un mio collega diceva in giro che ero stato io a farmela da solo, a essermela messa da solo sulla macchina. Quando gliel'ho chiesto, caro Adriano, quando te l'ho chiesto, mi hai anche detto che non era così, ma delle persone con le quali tu avevi parlato mi avevano riferito questa cosa. Quindi, insomma, anche un po' di pochezza, però non fa nulla. Io lì poi ho avuto conferma che ti volevi candidare. A quel punto lì ho avuto conferma che c'era dietro qualcosa, c'era l'idea della ricandidatura. Nonostante non fosse sicuro che al Senato passasse, ma c'era l'idea della ricandidatura. E quindi io mi ricordavo benissimo che tu parlavi di non volerti ricandidare, che parlavi del fatto che non avevi stimoli e che dopo 10 anni non si poteva ricandidarsi perché 15 anni sono tanti e tutto il resto. E mi ricordo che parlavi anche del fatto di. Della possibilità di stavi guardando la serie su Totti e
che parla dell'ultimo anno di Totti prima della fine della sua carriera, e dicevi che ti ci medesimavi. Non sono il solo ad aver sentito queste cose, erano all'interno della riunione di maggioranza. Affermavi questo tranquillamente. Ma cosa ancora più bella, in un'intervista del aprile 2021, rilasciata con Bolognetti, che guarda caso adesso è dolcissimo con te, super dolce, rilasciata con Bolognetti, dicevi queste parole. Sostenibile una proposta che tra l'altro prevede la possibilità anche del terzo mandato per chi ne ha già fatti due, quindi che fai? Ti ricandidi se dovesse No, passare? no, 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 diciamo che, guarda, ti dico la verità, secondo me dietro Bastano due mandati? dieci anni, se i primi parlamentari sono 10 anni, basta, di doppio mandato, Io guarda. devo confessarti che al rischio di essere impopolare io non sono No, no, d'accordo. lo so che molto su questa cosa non andiamo mai d'accordo, quindi lo so, però io credo che come sindaco, almeno come sindaco, perché dopo 10 anni, penso che uno oltre a stancarsi, Hai visto, a proposito, ma hai visto cosa è successo a Carbone? Non riuscivano a trovarlo il candidato sindaco, però. sì, vabbè, penso che i paesi piccoli, può essere pure, ma penso che i paesi nostri c'è bisogno anche di nuovo stimolo, di nuove cose, che altrimenti veramente poi diventa un peso sia per chi ha questo ruolo e anche per i cittadini poi che devono sopportare per altri anni. Io credo che poi alla fine conti la qualità, scusami se Sì, estendo, la qualità e il modo di amministrare, poi che siano 10 o siano 15, poco conta. Vabbè, adesso ho capito, rinunci già da adesso anche se dovesse essere così. Che no, poi sì, ti ho detto. ripeti, te lo dico prima. Vabbè, se cambi idea comunque cambiare idea è legittimo. E allora, No, è il mio pensiero, il primo noi pensiero questo. abbiamo parlato e lo ringraziamo con... Questa intervista è pubblica. Radio Radicale, aprile 2021. Ora io sono sicuro che tu avrai una risposta a questo, d'altronde chi dice delle cose poi deve saper anche nel caso smentirle quando cambia idea. Certo però è stato un cambio di idea molto repentino. Ad ogni modo, nessun problema. Quindi da quelle riunioni, insomma, il nostro rapporto si è sostanzialmente logorato, ho continuato ad andare in giunta, ad essere presente quando possibile per rispettare, e tuttora oggi sto registrando il video prima dei comizi. Io lo sto registrando sabato mattina alle 1:30, alle 13:30, ma io sto continuando ad andare in comune a fare il mio dovere nonostante tutto. Ad ogni modo, da quel momento in poi i rapporti si sono assolutamente tagliati ed è assolutamente umanamente vergognoso e mi fa un male cane vedere che non ha il coraggio neanche di guardarmi in faccia e di salutarmi. Né me né le persone che lui sa mi hanno sempre sostenuto, le evita. Questo è l'atteggiamento di chi ha qualcosa di cui, diciamo, da nascondere, chi ha fatto qualcosa di assolutamente brutto, perché è stato assolutamente un killeraggio secco. Ad ogni modo, da quel momento poi è iniziata la campagna elettorale. Inutile dirvi che sono partiti dei lavori di realizzazione della. È stata data l'autorizzazione per la manutenzione e la realizzazione del metano vicino all'agrocarne, cosa che aspettavano da 3 anni, poverini, ed è avvenuta giusto sotto le elezioni. In questi giorni si sta asfaltando ovunque. Delle tempistiche già conosciute, anche 5 anni fa mi ricordo che si fece così, tutto all'ultimo secondo per dare l'idea di fare qualcosa. 5 anni fa addirittura si fecero fare ai russi, si fecero chiedere dei preventivi alle ditte locali per la realizzazione dell'hotel, per dare l'idea che si stava cominciando. Sono stati fatti, diciamo, discorsi in merito all'asilo nido, l'asilo nido che tra l'altro lui non ha neanche idea di come è stato preparato il bando, perché il progetto l'abbiamo scritto io e Franca Gesualdi. Si sta dicendo alle mamme: possiamo fare l'allungamento, ci sarà una riunione prima del 12, come se fosse sicuro, insomma, tutto il prosieguo, e quindi automaticamente sì, si può fare il tempo pieno, vediamo cosa fare, si ragiona. Insomma, piccolezze elettorali. Si stanno facendo i lavori. Si faranno i lavori per la realizzazione dei parchi giochi per i bambini, 37.000 euro derivanti dai fondi delle infrastrutture sociali. Sono stati affidati 40.000 euro con affidamento diretto a Gaetano Lofrano, all'Associazione Arte Pollino, per delle azioni immateriali relative all'opera di Anish Kapoor.
fondi che erano in bilancio dal 2018 ed erano fermi lì dal 2018 e fondi per i quali stavamo approvando una delibera con la quale stesso la giunta dava un affidamento diretto a loro, cosa che io ho bloccato perché non era assolutamente regolare. Nulla contro Gaetano e Rosita, però loro lo sanno molto bene che Fausto per tantissimo tempo li ha ritenuti dei cacacazzo. Scusate il termine, ma l'ho dovuto dire. E ora tutto a un tratto l'affidamento si è fatto sotto le elezioni. Che c'ho più? Che mi sono segnato più? Ovviamente adesso ci sono posti di lavoro ovunque. Ovviamente adesso Ageco ha tirato fuori l'avviso per il personale che serve nell'impianto a Mulini. Ovviamente anche i nemici sono diventati amici. Perché noi avevamo fatto la richiesta di stabilizzazione di 5 LSU. 2 LSU non li avevamo stabilizzati perché erano all'ASP. Però dopo che io feci il post, nel quale spiegai che era una cosa positiva perché l'avevamo voluta fare, il 30 marzo 2022, con protocollo 3912, è stata fatta la richiesta anche per gli altri due. Elezioni fanno i miracoli. Vabbè. Sono stati fatti tanti post, è stata fatta anche una cosa molto meschina dal mio punto di vista. È stato fatto un post sui russi e sulla guerra, facendo quasi apparire che i russi fino ad ora, adesso non possano, diciamo, non avessero costruito a causa della guerra. Il motivo non è questo. In realtà io ho parlato con Arsion Gaziev da tempo e lui disse chiaramente che volevano trovare un altro investitore al quale vendere il pacchetto completo, quindi gli hotel con le autorizzazioni. So che nella giornata di giovedì il sindaco è andato in regione per parlare di qualcosa relativamente ai russi e non mi sorprenderei se nei prossimi comizi ancora s'avesse il coraggio di parlare di questa tematica promettendo che i lavori inizieranno domani, perché sono anni che si fa così e sono anni che dico: ragazzi, sindaco, teniamoci bassi su questa vicenda, perché le persone non sono stupide. Se ogni anno a Capodanno dici questo è l'anno buono, questo è l'anno in cui succederanno delle cose, poi dopo 5-6 anni forse ti devi fermare. Quando accadono, accadono. Però insomma, credo che anche in questo caso ci sarà detto qualcosa su sta vicenda. Io ho visto molta meschinità, perché utilizzare la guerra per dire che qualcosa non si è fatto qui, stride molto, stride. E ovviamente ci sono i post sui lavori. Inutile dire dei lavori dei parchi gioco, perché erano stati fatti dei commenti negativi su questa cosa. E la cosa bella relativamente ai post sui parchi gioco, che c'è un commento da parte di una signora, Frida Doci, che è la compagna di un candidato della lista di Donato Ielpo. È un commento che dice: speriamo presto possibile, ma però il tuo compagno è candidato con la lista di Donato, che chiaramente è una lista civetta, perché lì dentro c'è anche il mitologico Geppino Carlomagno di Maratea, quel signore sempre presente in tutti gli eventi pubblici, che in un post sotto in un commento sotto un post di Fausto scrisse: sei a Maratea, auguri doppi, saremo ancora noi a dirigere la musica. Eccolo qui. Ma mi chiedo, ma sta persona non era candidata contro? Cioè, dovrebbe essere nella lista contro. Dirigere la musica in che senso? Veramente la volete fare sotto il naso a tutti, ai latronichesi? Siamo arrivati a questo punto. Ok, bello. Poi ho visto anche diversi altri post, quello sempre sui parchi gioco, ovviamente, tutto il resto. Il sindaco ha risposto indirettamente alla mia definizione di influencer, dicendo con un post del 29 aprile, non solo influencer, in cui parlava di un progetto che abbiamo candidato sul PNRR insieme a dei comuni, e scrivendo: per Latronico ci saranno 1.550.000 euro per il miglioramento della qualità del decoro urbano. Attenzione, ci saranno se verrà finanziato, non è sicuro. E fare la foto mentre si firma dà un'idea che non è quella reale, perché dà l'idea che si sta firmando qualcosa che sta arrivando. Lo speriamo tutti che arrivino. La delibera di approvazione l'ho firmata anche io, per attenzione sotto le elezioni a far sembrare le cose diverse da come sono, perché poi qualcuno te lo può far notare. E si parlava anche del fatto che sempre per il PNRR abbiamo presentato il progetto per il miglioramento della meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Sì, ma tu non sai neanche che c'è scritto, perché l'ho scritto io. Una serie di cose, qui si è parlato anche dell'irriconoscenza della quale ho parlato, dopo 10 anni di lavoro e dopo
come sono stato trattato e il tuo atteggiamento, il riconoscente qui non lo sono io, lo sei tu. Ti sei appoggiato sul lavoro che ho fatto per 10 anni e ora mi hai mandato via con un calcio nel culo. Me ne sarei andato da solo, non c'è bisogno, però questo atteggiamento dice molto, dice tanto, e ancora deve venire il bello. Come dire, qui dice che chi cerca di dare giustificazioni su alcuni cambiamenti alludendo a presunti complotti e strategie politiche si sbaglia. Dovrei fare autocritica, io l'autocritica l'ho fatta, però insomma quelle cose che ho detto non mi sembra siano sbagliate. Preciso a qualcuno che la legge del terzo mandato è stata sbloccata in commissione affari costituzionali al Senato 2 mesi dopo la mini spaccatura all'interno della nostra amministrazione. Ho già spiegato come sono andate le cose, è inutile nascondersi, perché anche se non ci fosse stata la spaccatura in amministrazione, non ci fosse stata la legge del terzo mandato, io sono sicuro che non mi avresti appoggiato, ne sono sicuro. Automaticamente quindi ora ci sono state, diciamo, altre azioni. Sotto elezioni si promettono tante cose, i candidati vanno in giro dicendo tante cose, però non è un male questo. Passiamo anche alla domanda più importante: perché non mi sono candidato? Allora, io ero partito con l'idea che dopo 10 anni o mi candidavo a sindaco o non mi sarei candidato, per una questione che non puoi stare nell'amministrazione comunale per 20 anni. Quello che accadrà, o che è già accaduto, se il sindaco, se l'attuale sindaco, se Fausto, rivincerà queste elezioni, perché se vincesse queste elezioni avrebbe fatto 10 anni di amministrazione, più le 5 che dovrebbero arrivare, più le 7 da assessore. Non puoi stare nelle istituzioni per 20 anni. E quindi io non ho voluto seguire la cosa per troppi anni. Ovviamente, discorso diverso, è se fai un salto e pensi di poter dare il tuo contributo in un modo, in un ruolo differente. Insomma, 10 anni da consigliere, io non le avrei voluti fare altri 10 da consigliere. O sali di livello e poi pensi a cosa fare, oppure nulla. Ad ogni modo, io non mi sono candidato quindi a consigliere con nessuno. Io ho provato a fare una lista elettorale. Sul Latronico Centro ero in esubero di candidati, cioè avevo più candidati di quanti ce ne potevano essere. Ho avuto oggettivamente delle difficoltà su Agromonte perché sono andato lì, ho parlato con delle persone, ho chiesto la candidatura a delle persone, ho chiesto di sapere se erano interessati a queste persone, che però mi hanno detto, ed è terribile questa cosa qui, mi hanno detto: guarda, io ti appoggio, però non mi posso esporre, neanche fossimo, non lo so, in un clima di terrore. No, in realtà io ho detto esponiti, perché altrimenti io la lista non la posso fare. Esponiamoci, perché io non ho voluto fare la lista con componenti solo di Latronico, perché la ritenevo inopportuna. Dal mio punto di vista l'ho ritenuta inopportuna, non ho voluto in nessun modo fare questa cosa qui. Quindi quando ho visto che la lista non era possibile crearla in maniera uniforme su tutto il territorio, ho detto non mi candido. Perché io non ho un'ossessione, né tantomeno il bisogno, la necessità per sopravvivere di essere eletto, di fare il sindaco o l'assessore o il consigliere. Non ne ho bisogno, quindi ho detto non lo faccio, non fa nulla. Mi è stato detto per vie traverse in questi giorni che alcuni candidati della lista di Fausto vanno nelle case dicendo che io non ci ho messo la faccia. Ma che faccia avete voi di dire queste cose qui? Dopo 10 anni che sono stato lo scudo dell'amministrazione, mi ho messo la faccia su tutto, mentre voi scappavate quando si trattava di prendere delle decisioni impopolari anche su Agromonte, perché avevate paura di perdere i voti e avevate paura di perdere la base elettorale. Quando si trattava di litigare con le persone perché oggettivamente dicevano delle cose errate, c'ero sempre io. Quindi io la faccia ce l'ho sempre messa. E anzi, ho fatto uno sforzo enorme a non candidarmi perché penso di poter dare ancora tanto e penso di avere ancora tantissime idee per questo comune e per la nostra area. E mi fa male il cuore a non essermi candidato. Non lo potete capire perché in sostanza mi avete sempre odiato, questa è la verità. Comunque, si va alle liste, io non mi candido, si va alle liste. Esce fuori il papocchio. Il sindaco cerca le persone, cerca i candidati, insieme a Vincenzo Mattinata, Gianluca Mitidieri, Giuseppe Mileo e tutto un entourage. Chi è che li mette insieme? Chi è che può mettere insieme queste persone? Solo una persona, Pittella. Punto. Questo è chiaro che è questo. Perché altrimenti non sarebbero mai stati insieme. E io mi chiedo, Fausto, come abbia fatto a rimettersi con queste persone? Persone che lo hanno odiato, persone che hanno brindato alle sue sfortune elettorali. Mi ricordo ancora la foto di Giuseppe Mileo con i bicchieri che brindavano dopo che erano usciti i risultati delle elezioni regionali nelle quali era candidato il sindaco. Come ha fatto? Ma peggio ancora, come hanno fatto loro a mettersi con Fausto?
Come hanno fatto, con che coraggio, con che faccia? E io qui mi rivolgo, perché sto facendo i nomi e cognomi, perché a questo punto me ne fotto, come me ne sono sempre fottuto, di dire, dico e basta. Io mi rivolgo a Gianluca Mitidieri. Gianlu, sei un bravo ragazzo. Come cacchio hai fatto a parlare con Fausto, a metterti con Fausto, quando lui, 2 mesi dopo la morte di tuo padre, è saltato da noi, è venuto da noi, fottendosene di tutto quello che avevate fatto insieme? Come, con che faccia, persone anche vicine a te mi hanno detto che questa cosa qui avrebbe fatto arrabbiare tantissimo tuo padre. Io non voglio parlare delle persone che non ci sono, ne parlo politicamente. Questa cosa è veramente, io non la riesco a comprendere, non ci riesco, non, è una cosa più forte di me. Perché si è creato quello che non avremmo mai immaginato. Fausto ha preso 10 anni, li ha buttati nel cestino e ha detto: adesso penso a me, continuo a pensare a me, faccio qualcosa e mi tiro dentro qualcuno. Però intelligentemente, che cosa è successo? La lista non è stata fatta mettendo i vecchi volponi, altrimenti era veramente una porcata visibile. Sono dietro, sono dietro. Sono stati, diciamo, candidati dei ragazzi ai quali non è stata detta tutta la verità. Perché adesso che stanno andando a casa delle persone, anche a casa dei miei parenti, gli stanno dicendo: no, ma io mi voglio candidare. Quando i miei parenti gli spiegano ciò che è accaduto, perché ne sono al corrente, e dicono: però Fausto non mi ha detto nulla. Non, ma le cose io pensavo fossero andate diversamente. Mi era stato detto: vieni a fare un'esperienza. Ragazzi, non vi ha detto tutto questo. È un peccato, perché il rischio che voi facciate la stessa fine mia, cioè usati e poi buttati via, è alto, è molto alto, perché sarà molto bravo a coinvolgervi nelle cose e sarà molto bravo a farvi credere di poter avere qualcosa in più, e poi al momento giusto, mors tua vita mea. Quindi, rispetto al fatto di non essere correttamente informati, io credo anche che un ragazzo, un bravo ragazzo, Michele Lupo, qualche mese prima venne da me a dirmi: senti, io mi voglio candidare, ma tu fai la lista. Ho detto: mica, guarda, noi ancora ci sto ragionando, stiamo vedendo come fare, come non fare, teniamoci in contatto. A un certo punto vengo a sapere che si candida con lui, e comunque gli scrivo e gli dico: Michele, ma sai, tu mi avevi detto che ti candidavi con me, come fai a metterti con... No, ma io ho trovato già altro. Questa è una cosa brutta, perché sembra quasi come se stessi, dovessi comprare una macchina, ne trovi un'altra, la compri lo stesso. E io gli ho detto: Michè, ma lo sai che con voi c'è il PD, sì? Sai che c'è il PD locale? Sai che Vincenzo Mattinata, insieme a Fausto vanno cercando i candidati? Posso anche dire da chi sono andati: da Vincenzo Panizzo sono andati a chiedergli di candidarsi, oppure da Giuseppe Giacoia, per gli amici Jack, gli hanno chiesto di candidarsi. Vincenzo Mattinata ha detto: per la lista di Fausto stanno facendo, hanno fatto la lista insieme. No, non lo sapevo, veramente. Vabbè, ok. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, c'è un altro candidato, Salvatore Mitidieri. Io parlo di loro perché sono tutti amici, cioè io non ho problemi e gliele dico anche in faccia queste cose. Salvatore, quando venne a sapere quello che era successo, quello che era accaduto e tutta la manovra, mi disse che era uno schifo e che non avrebbe mai votato Fausto e che anzi avrebbe votato per me. E gli ho detto: guarda, io non mi candiderò, però grazie. E adesso è candidato con lui. Io sono rimasto senza parole. Come è candidato con lui? Hai detto che hanno fatto una porcata, adesso ti trovi candidato là. Mi sento male. Nulla, poi c'è anche Maria Cerminara, candidata, che è chiaramente l'espressione del PD locale all'interno di quella lista elettorale, che in maniera molto libera e in maniera molto così sincera, forse troppo, ha detto: no, vabbè, ma metterci con Fausto era l'unico modo per noi per ritornare lassù. Quindi, che bel cavallo di Troia. Ci sono i ragazzi, ma dietro entrano i vecchi volponi, sono tutti lì. Io sono senza parole, sono senza parole. Con questa elezione è finita un'era. È finita l'era nella quale, con tanti errori, tante difficoltà, si stava provando veramente a fare qualcosa di diverso. Noi stiamo di nuovo abbassando tutti la testa sotto pittella. Perché è così. Ed è una cosa terribile, perché per 10 anni l'abbiamo combattuto e a me mi si fa la carne di gallina quando penso che dietro a quell'amministrazione, oltre ai vecchi volponi, ci sono anche persone che l'hanno combattuto Pittella, che urlavano nelle piazze, che non l'hanno mai voluto vedere, non hanno mai voluto, non gli sono mai piaciuti certi meccanismi. Che cacchio è successo? Che cosa è successo? Cosa è andato storto? È incredibile. Diciamo che
nella lista ci sono tanti ragazzi, tanti bravi ragazzi, che però secondo me non si sono accorti di dove si sono messi. E secondo me alcuni hanno sentito anche un debito di riconoscenza nei confronti di Fausto, vuoi per delle cose fatte da lui, che poi in realtà sono state fatte da tutta l'amministrazione. Il bando Ripartiamo, Vincenzo Viola, è stato uno dei beneficiari del bando Ripartiamo e ha avuto un finanziamento di 12.000 euro per avviare un'attività di vendita del puntinata, con un finanziamento di 12.000 euro del comune di Latronico. E magari questo l'ha portato a dire, vabbè, ok, sento un debito nei confronti. Ma no, non deve funzionare così, non deve funzionare così, non è corretto. O peggio ancora, si sono fidati di ciò che gli è stato detto, si sono fidati delle prospettive, PNRR, tutte queste cose che gli si sono prospettate davanti. Ed è un vero peccato. E secondo me qualcuno non ha veramente capito dove si è andato a mettere, perché leggo una frase che era un post. In politica quelli che tengono il piede in due staffe rischiano molto, rischiano di essere considerati da chi le osserva né carne né pesce, è la condizione peggiore che si possa immaginare quando si tratta di andare a chiedere ai cittadini consensi e voti. Angelo Panebianco. Questa cosa qui l'ha pubblicata Giuseppe Polignano. Giuseppe, voglio bene, ma chi tiene due piedi in due scarpe? Ma ce l'hai vicino, cacchio, ma... Cazzarola, l'ambiguità fatta a persona, Dio santo, e pubblichiamo queste cose, allora vuol dire che non hai capito che cazzarola sta succedendo. E mi dispiace, perché insomma, mi dispiace tanto perché insomma è una cosa assolutamente poco bella. E chiudo su alcune cose, sperando di essere stato chiaro. Questa lista sta tentando di far apparire le cose come se fossero la continuazione di quello che è stato fatto. Non è così, ragazzi, non è così. Non ci deve abboccare nessuno a questa cosa, perché l'apparenza può ingannare, perché mettere delle facce pulite, delle facce nuove, che non hanno apparentemente nessun collegamento con chi c'è dietro, sarà l'arma che uno dirà, vedi, ragazzi, tante donne, tante... No, non è così, ragazzi. Voi ragazzi che vi siete candidati non avete capito, o se lo avete capito... Vi siete prestati a un gioco che non è affatto bello. E mi dispiace di non averne potuto parlare dal vivo, perché io in questi giorni sono anche molto arrabbiato, sono anche molto torvo e cupo, perché è una situazione nella quale io vedo cambiare tutto dopo 10 anni in maniera così drastica e brutta. Quindi l'era è finita. Su di me sono state dette tante cose, anche cattive, sono state dette anche da parte di persone a me vicine. Vicino dal punto di vista lavorativo nell'ente comunale, è stato detto che io sarei una persona che prende psicofarmaci da tanti anni. Fermo restando che non c'è niente di male per chi prende, nei confronti di chi prende psicofarmaci, nel senso sono dei farmaci come altri, ma purtroppo per voi io non ne prendo psicofarmaci, sono così naturalmente. E quindi andare a giocare sulle persone a dire vabbè, quello è pazzo, è impazzito, lasciatelo stare. Non è bello. Quando andate a casa delle persone, le persone vi dicono: ma io volevo votare per Castellano. Quanto è brutto andare a chiedere alle persone il voto e vi parlano di una persona che non è neanche candidata. Quanto è brutta questa cosa? Quanto brucia dentro? Penso tanto, penso tanto. E quindi cosa succederà ora? Succederà che, a dispetto di ciò che si diceva, se vincerà Fausto, noi diventeremo frazione di Lauria, a differenza di quello che si scriveva. Noi non saremo mai frazione di Lauria, noi siamo Latronico, città del benessere. Purtroppo non sarà così. Devo dire che da quando io poi ho deciso di non candidarmi, molte persone che sono vicine a me hanno deciso di candidarsi nella lista Latronico Libera di Edmondo Giordano. Queste persone hanno il mio rispetto, sono persone che hanno fatto affidamento su di me e mi volevano bene, io rispetto la loro scelta rispetto a tutto il resto, perché a un certo punto si era palesata quasi l'opzione, la possibilità che non ci fossero altre liste e quindi l'unica lista insieme a quella civetta fosse quella di Fausto. Questo sarebbe stato sbagliato e assolutamente poco democratico per un paese come il nostro. Quindi credo comunque che queste persone, alla fine, nonostante le tante difficoltà che stanno affrontando, abbiano fatto la scelta giusta, ma sono sicuro che loro, nei loro comizi, sapranno spiegare benissimo tutte le cose come sono andate. Ora cosa accadrà? Accadrà che io fino al 12 giugno sono lì in comune a lavorare per tutti e a fare quello che devo fare. Successivamente rifletterò su ciò che è accaduto, sicuramente molte persone... Mi servirà anche di insegnamento questa esperienza, perché molte persone si sono rivelate diverse da quelle che pensavo fossero.
e poi si vedrà il da farsi. Sicuramente questo vento, questa forza, questa voglia di cambiare non morirà. Io o qualcun altro ci saremo per riprendere il discorso da dove era stato lasciato. Tra 5 o 2 anni, chi lo sa, vedremo. Intanto una cosa è sicura. Ascolterò i comizi. Se verrà detto qualcosa di sbagliato, io risponderò a tutti. Non farò comizi pubblici perché mi vergognerei di fare dei comizi non essendo candidato, non avrebbe nessun senso. I comizi li devono fare i candidati. Però risponderò. Se ci sarà qualcosa che non sarà detto bene, risponderò. E me ne fotterò, come sempre, anche delle possibili denunce. Per ora, grazie a tutti e nulla, alla prossima.